Internazionale Avairano, siamo con la signora Mazzocchi, padrone di casa, concorso stupendo signora. Ma abbiamo sempre cercato di fare il nostro meglio. Allora, era dal 2012 che avevamo sospeso la gara per motivi prettamente finanziari e economici, perché una gara di completo è molto costosa. Però a un certo punto io penso, proprio guardando i nostri ragazzi, abbiamo dei cavalieri bravissimi, cavalli così così, ma soprattutto che potrebbero crescere se hanno la possibilità di fare tante gare, e quindi volevo dar l'esempio, e malgrado con sacrifici, ripeto, perché organizzare una gara, pensi solo che noi per il CIC 2 stelle, la Coppa delle Nazioni e il CC 3 stelle, anche solo la decorazione degli ostacoli di campagna sono 700 piante che abbiamo messo giù, quindi tra piante più tutti i fiori. Quindi è veramente, questo solo per dare un'idea di come vanno poi a un certo punto vestiti gli ostacoli. Noi per fortuna anche negli anni passati abbiamo visto che il posto si presta con delle grandi galoppate, con degli ostacoli che ha sempre messo giù il capitano Mark Phillips, perché anche lui l'altra sera proprio mi diceva: io cerco di adattare il percorso a quello che è l'orografia del terreno. Noi abbiamo qui un sacco di fossi, siamo una pianura padana, quindi ci sono, perché era tutto un campo di all'epoca di irrigazione di riso, e quindi lui ha costruito gli ostacoli anche sopra questi fossi, con delle attenzioni molto particolari, guardando sempre qual è l'altezza di quello che vedono gli occhi del cavallo, e quindi a volte non sono percepibili da noi queste cose. E quindi abbiamo cominciato già a novembre dell'anno scorso a riguardare tutto, cosa poteva essere recuperabile, cosa andava fatto, e poi ho detto: facciamo anche due nazionali a questo punto. Finché si può, e il prossimo anno si potrà? Devo tirare, devo fare la somma alla fine dell'anno di quanto è stato l'impegno. Una promessa piccolina? Io per spero, tutti gli appassionati? A me piacerebbe tanto, e ripeto, lo faccio con passione, e la gente che mi aiuta, che sono poi i miei ragazzi, lo fanno anche loro veramente. Stamattina siamo in piedi dalle 4:30 per mettere a posto i campi, lo fanno col desiderio di riuscire a fare una cosa bella, piacevole, e l'entusiasmo c'è, bisogna far quadrare un po' i conti. Susanna sempre bene? La Susanna ha ripreso, erano gare un po' di allenamento per riprendere in mano anche i cavalli che aveva dato da montare ad altri cavalieri, quindi Susanna è molto gracile, quindi lei in fondo va solo per assetto, non certo per forza, e quindi avendo dato anche i cavalli da montare a cavalieri più forti, nel caso specifico era Mark Todd, che ha delle gambe che sono praticamente lunghe quanto è tutta lei, a questo punto è chiaro che adesso bisogna un pochettino rimetterci assieme, però mi sembrava molto soddisfatto. Una domanda devo fargliela sulle Olimpiadi. Apollo, sempre un grande cavallo. Apollo era in magnifica forma, Stefano anche. E tant'è che io avevo visto tre quarti del suo percorso allo schermo, e poi mi sono precipitata all'arrivo per congratularmi, e non capivo come sull'ultima combinazione, anche proprio perché lui mi aveva detto, insomma, la mia quarta Olimpiade, era messo molto bene come dressage, e insomma andare a fare la passeggiata no, fare alternative no, quindi le aveva fatte tutte in maniera fantastica, proprio sull'ultima, che non era neanche la più complessa, purtroppo lui è entrato praticamente male, si è trovato il quarto elemento perché era un D estremamente vicino e ha preso questi paletti flessibili sul petto.